Ringraziamo Daniele, no, questo va. Quindi abbiamo ancora due interventi. Simona Panzino, che è qui, Glaccio di Roma. Salutiamo volentieri. Grazie, buongiorno. Grazie. Mi sentite? Sì. Ringrazio il sindacato Unione Inquilini per averci invitato oggi a questo congresso. E per noi è un'opportunità importante di confronto, ma anche di relazione comunque costruita in questi anni a Roma. Per chi non conosce il nostro movimento, noi stiamo a Roma, ci occupiamo di abitare e siamo coloro che occupano i palazzi. La nostra storia inizia nel 2002, perché lì ci accorgemmo a Roma che esisteva un problema casa molto, molto pesante, o comunque che la pesantezza si sarebbe rivelata negli anni. Noi siamo coloro che però occupiamo i grandi immobili privati, non occupiamo le case popolari. Noi occupiamo gli immobili di Banca d'Italia, del Conte Vaselli, di Caltagirone, cioè di tutti coloro che negli anni, attraverso la speculazione e il consumo di territorio, hanno contribuito a costruire l'emergenza abitativa a Roma e in Italia. Un'emergenza abitativa che ormai ha assunto caratteristiche di una grave questione sociale di natura endemica. Si impennano i dati che censiscono famiglie costrette all'inadempienza a fronte del caro affitti, così come aumentano i casi di cittadini già sfrattati, impossibilitati ad accedere ad un alloggio popolare o un affitto calmierato. A questo panorama negli anni si è aggiunto lo Stato, che ha sfrattato e continua a sfrattare se stesso attraverso la svendita del patrimonio pubblico immobiliare. Una svendita che con i dati alla mano non ha prodotto ricchezza per il paese, ma ha trasformato gli inquilini affittuari in tanti proprietari e adesso li ha ritrasformati in tanti pignorati e in tanti nuovi sfrattati. È falso il principio che qualcuno negli anni ha detto che l'80% in Italia è proprietario di una casa, poiché quell'80% si divide fra proprietà delle banche e grandi holding immobiliari. E sono loro a regolare il mercato delle locazioni. Noi condividiamo il documento che abbiamo letto, che bisogna togliere la parola emergenza abitativa dal nostro vocabolario. È giusto cancellarla, è giusto anche perché i governi italiani in questi anni l'hanno sfruttata la parola emergenza, per superare i bandi, per costruire opere e intervenire sperperando denaro pubblico. A noi ci piacerebbe da oggi ragionare insieme anche partendo dall'articolo 42 della nostra Costituzione, perché dobbiamo ragionare di abitare nella sua complessità, poiché è la funzione sociale della proprietà che in questi anni è stata del tutto disattesa. Guardate, il caro Mendrei, in una delle più belle pagine che ha scritto sulla lettura della Costituzione italiana, parla dell'articolo 42 chiamando la funzione sociale della proprietà una rivoluzione mancata per una rivoluzione promessa che si sarebbe dovuta realizzare. Ecco, forse adesso è il tempo di realizzare questa rivoluzione, di porre un limite all'egoismo proprietario e di mettere al centro quella funzione comune dell'abitare. Riarticolare quindi il diritto collettivo alla casa, ma soprattutto alla città, in cui la produzione dello spazio urbano deve ritornare a essere considerata nel suo valore d'uso, lo dicevi benissimo tu, lo dicevate prima tutti quanti voi, e non di scambio. Iniziando a tradurre lo stop di consumo di suolo nel blocco della procedura di finanziarizzazione degli oneri concessori utilizzati dalle proprietà e dai comuni come merce di scambio. Una merce di scambio che ha generato ingiustizie spaziali, mangiato territori e costretto la cittadinanza oltre il confine città, oltre la periferia. Dobbiamo riprendere a parlare di ecologia sociale, ma anche di un'ecologia abitativa. È chiaro che per noi la sofferenza abitativa è una diretta conseguenza dello smantellamento del welfare state, del regime neoliberale in cui si è scelto, in quella politica anche oggi ha scelto di abdicare ai diritti degli uomini e delle donne, promuovendo il primato del soggetto privato attraverso il principio della concorrenza, del profitto e del mercato come unico principio di governo politico del welfare. Come non leggere così i vari piani casa
e il piano casa del ministro Lupi. Mi dispiace che il sottosegretario se ne sia andato, perché almeno l'abolizione dell'articolo 5, che costringe le famiglie occupanti, e noi di famiglie occupanti ne abbiamo ben 1500 in una città come Roma, perché la politica non ha saputo produrre delle risposte, significa una tragedia, significa avere l'impossibilità di avere un medico, significa vedersi negato un diritto su un diritto già negato, che è quello dell'accesso all'abitare. Siamo alla follia. Allora, secondo me è importante anche individuare degli strumenti efficaci per ripromuovere la cultura dell'abitare, partendo da una cosa a cui noi ci teniamo molto e che vogliamo proporre qui: rivedere la legge 431 del 98, rivedere quel canale del libero mercato sulle locazioni. O noi non siamo in grado di rivedere quell'articolo, di cancellare il concetto di libero mercato sulla locazione, oppure potremmo fare tutti i social housing che vogliamo fare, che non serviranno a nulla, ma serviranno soltanto a continuare a produrre crisi e sofferenza abitativa. Per me questa proposta di modifica di legge è uno snodo fondamentale per il superamento appunto dell'emergenza, ma anche perché rimette al centro la funzione sociale della proprietà, perché permette anche di diversificare l'offerta e la domanda e la richiesta di casa. Questa crisi ci ha indicato come la definizione delle categorie sociali classiche siano ormai superate. La stratificazione della società ci impone una riflessione su quali misure e risposte adottare anche sul versante abitativo. Esistono i poveri, esistono i precari, la cui unica soluzione è la garanzia di un alloggio popolare, ma esiste anche un ceto medio impoverito, che per la sua condizione di reddito non è abbastanza ricco da permettersi un affitto al libero mercato, ma non è abbastanza povero per accedere ad una casa popolare o ad aiuti di sostegno alternativi del sociale. Promuoviamo insieme un processo costituente di rimessa a norma della legge, coinvolgiamo tutti gli attori sociali e attraverso tavoli e verifiche lanciamo una campagna nazionale per la rivisitazione o promozione di un'altra legge sul diritto alla casa. Trasformiamo le nostre lotte in esperienza giuridica, proviamo a coinvolgere davvero tutti, noi su questo ci stiamo. L'ultima cosa che volevo dire, perché ho letto il documento e volevo dare un contributo parziale alla vostra discussione, a questo punto diventa indispensabile capire anche come riarticolare le pratiche del conflitto, come renderlo efficace ed effettivo. Ecco, la nostra è una lunga stagione di lotta, le pratiche di riappropriazione e restituzione di immobili alla cittadinanza per noi è una consuetudine necessaria. Non solo per sanzionare i privati, come dicevo poc'anzi, che speculano sulle vite altrui, ma anche perché non vi sono risposte alle soluzioni al problema casa. Purtroppo però nel tempo questa pratica rischia di trasformarsi nell'unica effettiva risposta. In assenza di programmazione politica, lo stesso vale per i picchetti antisfratto che con l'Unione Inquilini spesso facciamo insieme. Siamo il problema per l'amministrazione, ma siamo anche la soluzione. Tutto ciò è aggravato da un dibattito politico sterile e poco avveduto sui concetti di legalità e illegalità, che avviliscono i problemi sociali anziché comprenderli e superarli. Occorre passare dal tempo della sorveglianza al tempo dei diritti, e la riarticolazione del conflitto deve tenere dentro questo tempo. Lanciamo un'avvertenza, fino a quando non si modifica questa legge, sulla ricontrattazione dell'affitto. Noi siamo d'accordo e su questo ci saremo, perché le pratiche per noi di conflitto, della resistenza o delle occupazioni devono coincidere con un progetto politico. A noi non interessa, non ha mai interessato la resistenza o il movimento per il movimento, perché noi portiamo avanti i diritti di cittadinanza, diritti di persone, di singoli, di famiglie che sono in questo momento disperate e ammazzate dalla crisi. E per cui in questo proviamo anche a coinvolgere tutta la politica che lavora nei territori di prossimità. Per questo io condivido l'altra cosa che hai detto e volevamo portarla qui come contributo. Forse questa idea della coalizione sociale lanciata da Landini, che inizia adesso, forse però può essere un'opportunità politica per noi. Opportunità in che senso? Perché ci dà la possibilità di costruire un percorso, un ragionamento sul diritto all'abitare ed essere anche egemonici rispetto a questo ragionamento. Io non ce la faccio più di vedere Salvini o altra gente che parla a vanvera di un problema endemico e che merita un ragionamento, una riflessione, partendo anche dagli strumenti
abbiamo. È chiaro che però per costruire gli anticorpi sociali alle politiche neoliberiste, perché il vice ministro prima quando parlava, ok, siamo d'accordo, però la proposta era sempre quella sul primato del privato, mai sulla questione del pubblico. Noi invece questo pubblico dobbiamo rimetterlo al centro. È chiaro che gli esempi di mafia capitale, degli inciuci, di tutti quelli che hanno rubato, sviliscono questo pubblico, ma infatti noi siamo chiamati a ricollocarlo e a riconvocarlo su un'altra funzione, che è quella del comune, dei beni comuni, di una gestione differente, ma che sia anche in grado di essere produttiva. O raccogliamo questa sfida, o altrimenti continueremo ad essere anche minoritari rispetto a certi politici improvvisati che aprono fiato e dicono cose che non esistono solo per poter parlare. Per questo noi pensiamo che se le cose non cambiano, le do un'anteprima, soprattutto su Roma rispetto alla morosità incolpevole, lo sappiamo, ne stanno facendo di tutti i colori, per noi come Action, dopo un anno e mezzo, due, di fermo, siamo proprio convinti che riprenderemo parola. Noi l'unico modo per riprendere parola, essere visibili con i problemi, è rilanciare una nuova stagione di occupazione di stabili privati che continuano a tenere sotto scacco la città di Roma. Ci sono tantissimi palazzi invenduti, Caltagirone ne ha davvero tanti, a Ponte di Nona, ma perché il vice ministro non fa lì il social housing? Perché non lanciano lì una gara, un bando di un'offerta dicendo io te li acquisto a meno prezzo, li restituisco a case popolari? Non c'è bisogno di rendere tutti i proprietari in questa Italia, c'è bisogno di garantire l'accesso all'abitare, non l'accesso alla proprietà. Quindi per noi forse diventerà fondamentale, ci stiamo ragionando, è un ragionamento non facile, difficile in questo momento così particolare, però noi siamo consapevoli che occupare l'illegale, ci mancherebbe, siamo anche pieni di denunce, quindi noi siamo consapevoli, però diventa legittimo quando non si trovano alternative ad un'ingiustizia sociale promossa da un governo che continua a non voler vedere le emergenze e le problematiche di questo paese. Grazie a tutti, buon lavoro.